dentro tu. No, non ti preoccupare, il quadro, non ti preoccupare, non è attaccato, sempre è stato lì appoggiato. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, mi faccio truccare da un pro MUA. Però lui lo conoscete già, perché è il famigerato Andrea Cimatti, per cui tutti vanno matti. Sempre stata detta, sempre stata la tua frase su di me. Come stai? Bene, sto bene. Mi ricordo la prima volta sul tuo canale, ero veramente un bambino. Cioè, adesso lo posso dire, sono passati 5-6 anni. Eh sì, 5 tanto. Anni. Sì, e sì, sì. Sono successe e sono cambiate mille cose. Essere appunto diventato makeup artist, vivere qua. Ho letteralmente fatto tutto quello che avevo detto di voler fare nel video scorso. Quindi è un po' un upgrade. Molto figa questa cosa. Allora, oggi Andrea mi truccherà. Lui avrà totale carta bianca. Quindi io non ho più pallida idea di cosa farà sul mio viso. Lo scopriremo oggi solamente continuando a guardare il video. Quindi esatto. Se siete curiosi, rimanete qua e vedremo che cosa Andrea ha in serbo per me. Qualcosa che sicuramente non ti sei mai visto. Ok, vabbè. È un po' che mi studio, è un po' che l'altra notte ho dormito 2 ore in meno per pensare a cosa fare. Ok! I swear, okay. Non volevo fare qualcosa di scontato. Ho fatto un po' di ragionamenti e ieri sera, mentre mangiavo una pizza, sono arrivato forse alla conclusione. All'idea perfetta. Naturalmente metteremo tutti i link di prodotto utilizzato qui nel box in descrizione. E niente, direi di iniziare. Io non vedo l'ora, quindi via. Loretta ha già applicato contorno occhi, siero eccetera eccetera, però io voglio mettere un po' di crema. Per l'estate mi sto innamorando di nuovo della Moisture Surgery Clinique, che è questa qui. La applico con le mani, se per te non è un problema. Certo. E a me solitamente piace da morire fare anche un massaggio, quindi se ti giri così ti faccio proprio un adoro coccolare un po' la mia modella. Mi piace questa crema più che altro perché si assorbe, non è grassa, non è unta e per l'estate è perfetta, fresca, sì, anche sì. Prima di andare a dormire idrata però bene. Quindi la cosa che adoro fare è tipo prendere questa parte del viso con la crema. Di solito d'inverno lo faccio anche con un olio, però questa cosa qua ti prendo proprio lo zigomo e te lo disegno in modo che poi una volta che vado a applicare i prodotti c'è questa specie di ombra che ho creato massaggiando il viso. È un po' tipo gua sha, però prima del make-up. Te lo alza un po', è un massaggio un po'... liftante. Esatto. Io sono molto un utilizzatore di Mesauda, ma perché mi rendo conto che rispecchiano vari sottotoni che non sono sempre scontati per la pelle scura. Mi rendo conto che... adesso vediamo questo com'è, poi magari lo sistemiamo. Sono molto 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 studiati, secondo me, non sono messi lì a caso. Che è un po' chiaro, ci mettiamo una punta lì. Un po' più scuro. E anche per il contouring hanno un sacco di prodotti in crema che poi fotograficamente vengono molto bene. Ci siamo, secondo me ci siamo. Però prima di mettere il fondo, adesso questo era un match, vado a fare un po' di color correction nelle zone principali, che ho un correttore aranciato. E questo qua di Mesauda per me è top perché neutralizza bene le zone scure, principalmente della pelle scura, che sono appunto solitamente qua attorno alla bocca, quindi importantissimo. Non uso mai dei fondotinta interi, nel senso che a me piace trovare il sottotono e secondo me, anche se Mesauda ha i sottotoni giusti, adoro mixare i fondi, perché secondo me il fondotinta corretto, soprattutto se sei un truccatore, lo trovi solo mixando i fondi e trovando il sottotono giusto. Tra l'altro ho saputo anche che tipo Mario fa la stessa cosa, cioè tipo su Kim utilizza tipo 7 fondotinta diversi. Che senso? Ti giuro, ma alcuni non utilizzano neppure i fondotinta, alcuni utilizzano la tecnica dei colori primari, che è appunto quella di usare blu, giallo e rosso e di creare il colore della pelle. Sì, va bene, esistono dei mesh perfetti, ma io ad esempio non ne trovo mai uno perfetto perfetto, quindi tipo prendo una tonalità, ne aggiungo un po' di più, tutta una questione di trovarne. Io sono un fanatico delle basi luminose / idratanti. Tu so che sei un amante del muro opaco, ma penso che lo sappiano tutti qua, ma questa cosa mi piace perché comunque ti sfidi a provare anche altro. Sì, certo. Sì, sì. Oltre che a magari il match perfetto eccetera eccetera, è anche molto importante poi sistemarlo eventualmente con il correttore e con il contouring, perché comunque magari uno dice ok, non ho il fondotinta, non ci preoccupiamo. Secondo me la bravura del truccatore sta nel, in caso anche non si abbia qualcosa nel kit o lo si ha dimenticato, oppure non so, non si ha la tonalità giusta, magari si può sistemare tutto se lo si sa fare, ma soprattutto se lo si sa, se si sa la teoria del colore. Ti dà fastidio? Ma
ci vai col fondotinta? Però è fastidico. Vabbè, niente. Allora non lo facciamo. Chi se lo stesse chiedendo, questo fondotinta è il The Skin di Mesauda, che è idratante e luminoso e con una coprenza media, direi. Però sì, media, ma non raggiunge più di della media. Posso fare il collo? Sì, sì, fallo tu se vuoi, così almeno. Fazzoletico, se no. Bello quel pennello. Zoeva. Lo adoro. È bello perché va nei punti giusti, cioè proprio riesce ad infilarsi proprio nelle zone più profonde, anche qua tipo nel naso, nel contorno occhi. Parte prefe, contouring. Utilizzo sempre un contouring in stick. Solitamente i miei preferiti sono o Fenty, oppure utilizzo questi qua che sono gli One Stroke, sempre di Mesauda, che sono dei correttori barra stick cremosi. Io non li utilizzo molto come correttori, ma mi piace molto utilizzarli come contour, perché sono un po' grassi, quindi preferisco metterli in questa zona. Questo prodotto è nuovo, ragazzi, di Charlotte. Mi sta facendo impazzire, più che altro perché è un cream to powder, quindi è ottimo anche per le pelli grasse. Comunque c'è da dire che io sono truccatore in realtà da relativamente poco tempo, nel senso che comunque lo sono diventato da neanche un anno. Per fortuna ho avuto veramente tante opportunità già di lavoro e quindi ho già avuto la possibilità di sperimentare, imparare, fare i miei errori e capire cosa e quali sono i prodotti che preferisco, ma più che i prodotti, che alla fine se sei truccatore ti adatti e sai usare i prodotti anche che magari non ti piacciono, ma più che quello è proprio una questione di imparare i sottotoni, di imparare le tipologie di pelle, di imparare anche, che sembra una cavolata, la professione, cioè che cos'è la professione del truccatore. Anche solamente relazionarsi, essere professionali sui set è una cosa importantissima. Quindi ti sto facendo un po' di contouring al naso. La cosa che faccio sempre è mettere un po' di pescato, ma non diretto, prendo sempre comunque un po' di fondo, così lo adatto alla pelle. Cioè letteralmente è come se prendessi questo fondo e lo facessi diventare più aranciato. Adesso ragazzi stiamo applicando il correttore, che è illuminante perché abbiamo già corretto, e con il correttore vado in questa zona qui, quindi proprio quella del naso, e vado a schiarire questa zona qua, in modo che, avendo messo già il contouring prima, vado a fare più contrasto e a illuminare questa zona. Illumino le zone principali, che sono appunto questa parte qui, il centro del naso e il contorno degli occhi. E poi riprendo il fondo e lo sfumo. Stavo avendo l'altro giorno un discorso, una conversazione con una modella che appunto si era fatta la base da sola e mi ha raccontato appunto che gli è dispiaciuto aversela fatta, perché comunque ha capito che poteva fidarsi, però gli ho detto stai tranquilla perché ho immaginato il trauma che possa causare. Per noi neri è un termalotto, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma in Italia non ti formano per pelle scura nelle accademie. A proposito di questo discorso, quando io ho fatto l'accademia per il mio primo shooting avevamo la possibilità di scegliere le nostre modelle, di chiedere comunque se volevamo dei canoni specifici, e io semplicemente ho chiesto di base una modella black perché volevo proprio il mio portfolio ampio e vario. E quindi mi hanno dato una modella meravigliosa e letteralmente... Sì, ma posso dirti, non è che la devi scegliere. Secondo me loro ti devono dare durante l'anno un 50% di modelli scuri e chiari. Non è che può essere una tantum e allora l'accademia è preparata. Cioè l'accademia ti deve preparare anche per pelle scura, su qualsiasi cosa, quindi sulla storia dei colori primari, su un trucco sposa, qualsiasi cosa. E a me dispiace dirlo, ma non c'è nessuna scuola che, per dire, in 8 mesi ti danno la possibilità, quando dovete truccare o vi dovete truccare, di farlo su pelle scura. Cosa succede? Che queste sono le dinamiche che io sento da ormai 5-6 anni, dalla community, da voi, da anche colleghi che hanno fatto scuole rinomate a Milano. Di base, se nella classe non c'è una persona con la pelle scura, tu la pelle scura non la trucchi. No, questo è verissimo. Quindi, per me, questo non è un modo per formare degli studenti. Poi tu sei un caso a parte perché sei appassionato di make-up, lo facevi anche prima. Sì, ho truccato pelle scura anche prima, mi sono comunque challenged prima di diventare make-up artist a fare pelle scura. Ho messo un po' di blush, che è fantastico per me questo, Huda, tonalità Rebel Red. Ce l'ho pure cioè, io. Cioè, capisci? Questo prodotto è fantastico. Lo amo su di me, ma sapevo che sarebbe stato perfetto anche su di te. Ti dà proprio calore giusto. Questo di te è molto più aranciato, su di me è più rosso. Considera che nei miei shooting io letteralmente ho richiesto una modella dark, ma perché ho detto, tanto so che non abbiamo compagni dark, quindi perché non, appena ho la possibilità, chiederla e eventualmente anche chiedere
dritte o... E quando le ho chieste, in realtà le dritte mi sono arrivate, quindi comunque su questo punto di vista non posso dire nulla perché la mia accademia mi ha aiutato veramente molto. Prima di mettere la cipria passo una spugnetta nuova, che io non uso mai ovviamente per stendere prodotti o altro perché preferisco i pennelli, però prima di mettere la cipria faccio questo passaggio che mi rimuove un po' il prodotto in eccesso. Mi hanno dato veramente tante dritte, quindi in realtà su quello io mi sono sentito relativamente formato. Ho postato l'altro giorno il shooting, quello con la ragazza con la pelle blu. Una risposta alla, guarda tu, mi ha risposto alla storia dicendomi cavolo, deve essere stata dura truccarla. Poi allora posso dire, io gli ho risposto e gli ho detto ma perché? Questa cosa che è dura truccare la pelle scura, non è dura, semplicemente devi in Italia fare, e devi no, saperlo in Italia fare, non ti formano, bravo. In Italia non ti formano a fare questa cosa, quindi è dura perché semplicemente sei ignorante sul campo, esatto. Questa è la verità, non infatti, è dura truccare la pelle scura, io mi trucco da sola e non ho un attestato. Avevo anche compagne che dicevano queste cose e un giorno è venuto fuori proprio questo discorso e letteralmente... Cioè è stato detto, ragazzi, non è dura, è semplicemente è che siamo abituati a vederla come una cosa difficile perché non siamo stati mai, non ci è mai stato insegnato, ma in realtà... Ma è un problema sistemico, eh? Cioè, non cambia nulla truccare la pelle bianca, no, truccare la pelle nera, le tecniche sono le stesse, le regole sono le stesse, non ci sono differenze. E una volta che sai truccare, una volta che sai la teoria del colore, che sai come correggere una discromia, come illuminare un incarnato, non ti interessa se la pelle davanti a te è scura o chiara, letteralmente non ha nessun tipo di importanza, perché se lo sai fare in entrambi i casi. Io quando sento, a volte sento persone anche della community che mi dicono, ah sì, io ho fatto l'accademia, un giorno mi è arrivata una modella scura e mi sono messa a piangere. Piangi, no. Mi dispiace, io non riesco ad empatizzare con questa cosa, perché bisogno, significa cioè... che a scuola te non ti hanno mai insegnato, non ti hanno mai detto che esistono le persone con la pelle scura che si truccano, tu ti dovresti fare dentro l'accademia se vedi che ti insegnano solamente a truccare la pelle chiara, perché queste accademie si prendono un botto di soldi per insegnarti a fare cosa? Mi dispiace dirlo, ma da nera e avendo un'esperienza anche sui set, io lo posso dire, in teatro, in TV, in qualsiasi campo dove ci sono dei makeup artist, molti non hanno idea di come si trucchi la pelle scura. E quando dico scura non intendo questo incarnato qui, perché io sono chiara per essere scura, cioè se tu vedi il mio incarnato e quello di Andrea, cioè siamo molto vicini, sì, sì, è vero, cioè è vero. I'm light skin, I'm in dark chocolate type of skin, Lupita Nyong'o, Viola Davis. Ti sto facendo contouring, questo è un troppo freddo, aspetta, è la palette di Christian. Adoro. Io ti giuro, non posso dire nulla di negativo sulla mia accademia, proprio perché secondo me è la più valida qua a Milano e lo dico senza problemi perché conosco di persone che hanno fatto altre accademie e dopo le loro accademie, senza neanche pensarci due volte, l'anno dopo hanno pagato il corso alla mia accademia. Capisci? Cioè, capisci? Quindi tu investi un anno inutile, un botto di soldi dove loro poi ti impongono il loro kit nelle loro scuole. La mia no. Ti impongono loro kit perché tutta è una questione di soldi. Sì, non sì, vi no, fate no. Intortare, ragazzi. No, consiglio, adoro prendere la palpebra, cioè quindi proprio questa zona qui, e prima degli occhi e tutto faccio questa cosa in I modo like che this. Sì, lo passo proprio anche sulle sopracciglia e poi faccio così, in modo che poi come vedi, guarda quanto ti lifta, se poi qua metti il chiaro. Sì, I like. È la mia tecnica preferita. Ma poi ragazzi ce n'è una che è terribile, ragazzi, adesso non faccio nomi ma... Cioè loro proprio ti impongono il loro kit e nel loro kit lo hanno. Non ci sono prodotti per pelle scura, non ci sono. O se ci sono hanno tipo dei sottotoni strani. Imbarazzante, ma perché sono prodotti creati tipo nel 2003 e, sì, e quindi sì, sono tipo sì, molto 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 imbarazzanti. E io ho scelto apposta questa cosa perché tanto so che a prescindere non avrei trovato un'accademia che aveva dei prodotti validi. E lo so perché in commercio ci sono dei prodotti molto più validi. Cioè lo so già di mio, non ho bisogno che capisci? Mi vengano venduti allora... dei prodotti da un'accademia. Girl, c'è Nabla, c'è Mesauda, c'è Charlotte Tilbury, c'è di tutto in commercio, sì, Fenty. Sì, vabbè, ma anche per dire... Allora, io mi chiedo ancora com'è possibile che accademie a Milano non abbiano come brand ambassador
brand inclusivi. Noi non abbiamo brand ambassador, ma nella mia accademia c'era un tavolo con tutti i prodotti. Mm-hmm. E prodotti a partire da Nabla, Mulac, Mesauda. Quindi avevamo veramente un tavolo fornito da loro, quindi noi non dovevamo pagare nulla di prodotti. Capisci? Questo è molto figo. Noi dovevamo solo prendere i pennelli. Principalmente il brand con cui lavorano di più è MAC. E perché ma, comunque MAC fanno... ci sta, Madonna, perché comunque sì, è un brand sì. che è sempre stato inclusivo. Un esatto. brand con una vastità di prodotti. Il mio primo fondotinta serio è stato di MAC. Lo immagino, perché immagino che il tuo primo fondotinta sia stato comprato quando i brand ancora non sapevano che cosa fosse l'inclusività. Non c'era niente, ragazzi, c'era solo Make Up For Ever e MAC. Io quando avevo 15-16 anni dovevo spendere quello, non mi potevo comprare il fondotinta di Essence o di NYX o di Wet n Wild o di Elf. Non c'era sta roba, non avevo sto privilegio. Prendo sempre la polvere scura, questa zona qui. Mm-hmm. Per aiutare il mio contouring vado in questa zona, faccio questa cosa, quindi letteralmente io continuo quello che ho creato qua, quindi faccio questa cosa qui e poi da lì qui faccio così e vado giù. E più che altro ti allunga molto il viso. Lo vedo fare da diverse persone, lo sto utilizzando da un po' e mi piace da morire, perché questa cosa, a parte che rende il contouring al naso molto più naturale. Poi ho visto che picchietti, poi fai così sul panno. Sì, sì, perché mi aiuta a scaricare il prodotto. Finisce così la mano, però almeno non faccio macchia, che è una cosa importante. Poi allora, soprattutto le scuole che ti chiedono un rene, loro dovrebbero avere delle convenzioni con le agenzie di modelle e te le fanno arrivare lì due volte a settimana, per ore, trucchi la pelle scura, fate la lezioncina per trucco sposa, trucchi la pelle scura. Ho scelto la mia accademia principalmente perché sapevo che avevano appunto i prodotti di MAC, di Nabla e di tutti questi marchi inclusivi, ma più che altro perché non è che queste accademie che hanno i loro prodotti, non è che li fanno perché dicono ok compra il mio prodotto perché è più inclusivo, è compra il mio prodotto perché voglio i soldi. Non certo, tutta non una è, questione non di è, cash. Non gli interessa nulla. Ecco, una cosa che mi piace fare molto è, prima di fare baking io do una passata di cipria generale. Quindi tipo adesso ti ho messo un po' di cipria libera e compatta e ti ho fissato in generale. Poi dopo, ora, mentre ti faccio gli occhi, ci metto un altro po' di baking. Prendo una matita nera e inizio a delineare la base delle ciglia. Ho messo una matita grassa che si sfuma facilmente. Io questa adoro qua è... quella matita. Esatto, di Mulac, Blacklist. Top, ma anche il packaging. Per l'angolatura dell'eyeliner io faccio questa cosa col dito e poi faccio così. E bam! Adoro, perché letteralmente ha fatto tutto lui e si creerà già un lift. Poi ovviamente questa tecnica è facile da fare con chi ha un occhio che già mi aiuta a fare questa cosa. Chiaramente se ho un occhio complicato in cui non posso divertirmi o non posso essere così tranquillo, perché comunque qua c'è un occhio molto spazioso che adoro, perché mi dà spazio. I miei capelli ti dicono sempre sta cosa. Sì. Che bella palpebra. È vero, sempre, è vero. Per noi per me è un sogno. Vado anche sotto, sempre con la matita, e con la matita faccio così e faccio una doppia linea che dopo andremo a evidenziare con un po' di correttore fra una linea e l'altra. Ok, poi vado qua all'interno e mi porto qua nella palpebra, così. Questa è tutta la base grassa che poi andrò a fissare con ombretti eccetera eccetera. Con la matita? Givenchy e Monaco. Questo look ha una buona percentuale di 90s. Se trasformati nel modo giusto sono molto fighi gli anni 90 a livello di make up. Gli early 90s sono fighissimi. Sì, sì. Late, quindi early 2000 sono pessimi. No, 90, quello con il matita marrone nelle labbra e tutto quello. Ora passiamo alla palette, una delle mie palette preferite per pelle scura con tonalità che appunto riprendono questo look. Sono questa qua di Melissa Tiny Beauty. Secondo me questo e questo sono, e anche questo, sono i colori praticamente migliori. Poi vabbè, non te lo so neanche dire, questa qua è ottima per qualsiasi tipo di pelle. E questa di Mulac anche mi piace molto per il nero, il grigio, il marrone e questi due. E sono super super adattabili a un sacco di incarnati. Inizio a fissare la mia palpebra con gli ombretti, quindi ovviamente vado di ombretto nero e praticamente riprendo tutta la forma che ho creato con le matite. Uso un grigio, ma lo mischio sempre con un po' di marrone, perché sennò non si vede neppure. Ho bisogno di adattarlo con un colore. La cosa importante, se voglio far lavorare di colori anche magari anche colorati, cioè o pop, c'è comunque il bisogno di adattarli un po', se la pelle è comunque non
chiara in modo da farli amalgamare meglio alla pelle, quindi comunque magari mischiarli con un po' di marrone, mischiarli con un po' di neutro. Adesso abbiamo preso Half Time insieme a Baileys di Melissa, questo qua. Prendo questa zona della palpebra e fisso il correttore con questi colori in modo da dare un punto luce opaco. Ora sto sistemando di nuovo un po' di sfumature qua con il nero e il grigio. Adesso prendo un altro pennellino e vado a fissare tutta la zona sotto. Quindi... Sono come modella, mi muovo tanto? No, sei immobile e sai perfettamente dove guardare. Non ti devo dire praticamente nulla, quindi grazie, perché quando sono sul set dico guarda su, guarda giù. E poi quando guardano giù, tipo gli devo mettere il mascara e guardano dritto, e quando metto il mascara vanno indietro con la testa. Comunque non è piacevole farsi mettere il mascara. Infatti io dico, chiedo sempre quando ho un cliente che magari sono a casa sua o so che ha magari portato il suo mascara, glielo chiedo se lo vuole mettere. Ad esempio Kylie Jenner si mette il rossetto da sola, quindi non vedo perché. Rihanna non fa toccare le sopracciglia a nessuno, esatto, le fa lei. Esatto. Non so, anche Megan ad esempio, Megan Thee Stallion non fa praticamente nulla con un truccatore, cioè si trucca sempre da sola. Davvero? Giuro, non fa nulla, ti giuro. Lei se la vedi truccata, 99% delle volte si è truccata da sola, sempre. Ho fissato il nero sotto e adesso lo sfumo con un po' di marrone. Metto la matita bianca in questa zona in modo da ingrandire l'occhio e poi finisco con le mie sfumature. Qua è tutto un gioco di sfumatura, sfumo davanti, sfumo indietro. Ho sfruttato molto la palpebra di Loretta, ma perché sinceramente mi sarebbe dispiaciuto non farlo. Occhi fatti, poi dopo magari alla fine ritocchiamo al volo. Sopracciglia, utilizzo il Brow Gel di Benefit per i peli, che tendo a appiattire un po' la pelle in modo da avere meno texture possibile. Beh, io ne ho talmente pochi. Sì, ma giusto per metterli in ordine. E poi prendo una penna e disegno i peli. Questa qua è Anastasia, ovviamente. Che colore ha? Granite, penso. Sì. Scurissima. Infatti vado piano. Sai cosa mi ha detto Anastasia? Che devo usare il chocolate. Mi ricordo. Io uso medium brown, che è comunque molto scura. La uso principalmente alla fine, perché appunto è troppo scura e sapevo che lo sarebbe stato. E poi prendo questo qua, che è un'altra penna, questa qua di Mula per esempio, e vado un pochino più avanti, perché questa è un po' più chiara. Ma con questo look, che è già bello strong negli occhi, non le voglio fare troppo marcate, perché sennò portano via tutto il focus. Quindi letteralmente faccio così e poi prendo il dito e la allento come colorazione. Tipo ora ci sono un po' troppi peletti tra un altro, quindi molto semplicemente prendo, non so, un marrone scuro e vado qua e riempio al volo. Ora applichiamo i ciuffetti, questi qua sono di Tatti Lashes. Mi piacciono perché più che altro hanno la banda dritta, quindi quando lo vado a staccare si applicano perfettamente sulla palpebra. Per le labbra, io, dato che abbiamo fatto un look neutro, comunque voglio mantenermi anche qua sul neutro e fare proprio un classico labbro anni 90. Quindi parto con la volume 6 di Nabla, chiaramente, cioè con la volume 6, con la numero 6, scusami, e delineo le labbra. Questa matita è, penso, la matita marrone più bella assieme a quelle di Anastasia. E sfumo un po' la matita verso il centro, perché poi dopo, vabbè, andremo ad applicare un rossetto, quindi... Voglio provare a usare questo rossetto, che non ho mai utilizzato su pelle scura, ma secondo me può stare bene. Sì, è neutro, ma secondo me sta bene. Quindi vediamo un attimo, è il 201 di Metauda. In caso il rossetto fosse troppo chiaro, e da Dio, secondo me, non so se sei abituata, metto anche un po' di questo, che è Mu, di Mulac, bellissimo anche questo. Questo è un pochino più rosa, meno grigio, però comunque chiaro anche questo, quindi con la matita marrone creano questo labbro anni 90. E poi andiamo a metterci un gloss sopra, che è District di Nabla. È un marrone, anche questo, molto freddo. Sai cosa? Voglio mettere il contorno, fare il contorno leggermente più scuro, che in realtà è una matita per gli occhi, ma we don't care, perché è Coffee di MAC. Vado proprio nei bordi e ti evidenzio meglio le labbra. Ora ti metto un po' più di cipria, che ti stai leggermente ungendo, ma proprio poco. Ma la pelle grassa è così, yes. Se non la opacizzi immediatamente, subito, ovunque,
Però vedo che tutti che mi truccate mettete pochissima cipria. Ma perché di base l'insegnamento è poca cipria per evitare poca cipria su pelle normale, pelle secca. Ragazzi, su pelle mista, grassa. O la metti tipo, secondo la mia esperienza, certo, io ti parlo proprio sulla base della mia esperienza personale, sul palco, durante le giornate di quotidianità, appuntamenti di lavoro. Cioè, o la applichi con un puff. Ok. Subito. Molto, molto. Ovunque. Poca, senza fare baking. O se no, se applichi la cipria, la devi applicare ovunque. Sull'arcata sopraccigliare, che si diventa subito grassa. Qui sul naso, in questa zona qui. Cioè, tutta quest'area qua, e qui, e qua, diventa tutto oleoso. I know. Però sul set è più comodo perché almeno non ne sovraccarichi la pelle di troppo prodotto, e più che altro per una questione anche fotografica è meglio avere meno prodotto perché poi il prodotto risalta. Io non sono d'accordo, mi dispiace. Ma sai perché? Perché io ho fatto adesso uno shooting per una campagna, io mi sono fatta la base, non si è unta. Ma perché, sai cosa? Perché secondo me è proprio diverso anche lo stile di base che viene insegnata. Cioè io ad esempio in accademia ho imparato base shooting, base runway, base Ho capito, ma base runway comunque ci sono diverse tipologie di pelle. La pelle grassa la devi preparare in maniera diversa, non la puoi preparare uguale ad una pelle secca, perché non terrà mai la base. Poi allora c'è da dire che nel mio caso è veramente difficile, cioè io mi trucco da sola, quindi in più sapete benissimo che ho anche dei traumi, quindi proprio sono completamente sfiduciata. Però comunque mi sto cercando di fidare dei makeup artist, perché comunque un po' sta roba mi deve passare, perché la vecchia corrente di makeup artist sta pian piano venendo sostituita. Esatto, cioè, no, te lo posso assicurare. Le compagne di accademia che comunque sono uscite da lì hanno tutte la stessa bravura nel truccare la pelle scura, quindi comunque anche io quando ero lì ho visto gente competente, e ti posso assicurare questo, fidati sulla mia parola, ti posso assicurare che le cose cambiano, stanno cambiando e c'è ancora tempo per farle cambiare. Ma sì, si vede anche questa base qui, cioè nel senso, nonostante per me sia troppo luminosa e conoscendo la mia la pelle, ma infatti non te la sto facendo tanto per una duratura. Poi se dovessi farti andare sul red carpet probabilmente ti farei un baking importante e lì già sarebbe un'altra questione. Però qui se dovessi fare uno shooting in cui la tua pelle deve sembrare relativamente naturale, cioè qui staresti veramente molto bene. Cioè non naturale, però non pesante, ecco, tra virgolette. In accademia non viene contemplato che la pelle grassa ha un eccesso di sebo. Quindi anche se tu la setti e fai un baking importante, comunque dopo un'ora sembra proprio che non, il fondotinta non ce l'ho, sembra la mia pelle naturale. Sì, talmente tanto è il sebo. Ah. Cioè guarda tutto qui, lo vedi? Sì, però a me piace. Cioè, in shooting questa cosa viene bene. Cioè in foto questa cosa viene bene perché... I hate shine with all my heart. Ma sai perché? Perché allora io non ne ho bisogno, per quello che non amo neanche tantissimo gli illuminanti. Infatti te ne ho messo pochissimo, ma perché ultimamente anche io lo odio. Non ne ho bisogno, cioè il mio problema della vita esistenziale è lucido. Poi chiaramente avendo fatto anche TV. Sì, già guarda che è una base totalmente diversa quella TV e quella che ti sto facendo. Sì, chiaro, chiaro. Quella è proprio. Io mi muravo, bisogno di baking. Io per trasformazioni incredibili, noi alle 8 eravamo sul set. Pronti. Ora ti iniziavi a truccare alle 5? Sì, praticamente sì, perché tra parrucco e la parrucca ogni volta poi me la dovevo mettere da sola. Mica c'è un hairstylist che te la sa attaccare. Figurati. Una parrucca. No, zero, immagino. Non sono in grado, ma perché non è cultura, capito, in Italia. Poi le acconciature me le faceva sempre Alessandro. Che è bravissimo, un angelo proprio. È bravo, molto. È bravissimo. È un mostro lui a livello di... E io mi devo fare la base che mi durava fino alla sera alle 9. Belle queste labbra, alla fine mi piacciono. Ti piacciono? Sì. Sono la versione un pochino più neutra di quello che solitamente tu fai, che è un marrone un po' più caldo. Io le ho fatte un pochino più... Sì, la matita che hai messo dopo non so cos'ha, ma... Coffee. Sì, di MAC, che è per gli occhi. Però io vabbè non ho I tanti like
sì, ha reso tutto un pochino più scuro. E District secondo me ha fatto parecchio, che è il gloss, questo qui. Mm-hmm. Che comunque ha reso il tutto più glossato. Io adoro quel gloss lì, è bellissimo. Pazzesco. Sei buona. Cioè, per me sei buona. Ragazzi, ditemi voi, cioè fatemi sapere. Io sono stracuriosa di sapere cosa ne pensate. Ok, allora, il make-up è completato. Considerazioni personali. Allora, parto io che l'ho creato. Vai, vai. Io sono sarà contento, ho abbastanza realizzato la mia visione. Mm-hmm. Ho voluto fare qualcosa che sicuramente lei non si è vista. Ho voluto fare qualcosa di un po' più neutro, freddo, che però secondo me, non voglio essere vantarmene o altro, però sono riuscito ad adattare abbastanza. Poi in realtà in camera è una cosa, dal vivo è ancora più intenso. Comunque sono molto felice più che altro di aver dato questa visione anche un po' più, tra virgolette, cattiva. Cioè, perché comunque è un look un po' da, un po' strong, un po' rock. Mm-mm. E sicuramente lei non si è mai vista, quindi io sono prettamente felice. So che sicuramente la sua base è più naturale, ma fammi sapere tu se ti vedi a parte la base. Allora, il trucco a me piace molto, il trucco occhi, non pensavo che una struttura del genere potesse starmi bene. Anche le labbra, all'inizio quando sei partito ho detto, let's see what it's going to do. Però molto... mi piace perché è naturale. Poi allora, le sopracciglia... Per il momento sei l'unico che le ha fatte veramente come piacciono a me, di tutti i truccatori che mi hanno truccato fino adesso. Davvero? Sì, sì, la struttura, cioè io le farei così, esattamente così, mi piacciono molto. Perché sono lunghe, cioè sono... Sì, le ho volute allungare. Sì, sì, rispettano anche proprio la struttura del mio viso, secondo me i compliments. My face. Poi allora le ciglia, io le avrei attaccate più vicino all'attaccatura delle ciglia. Secondo me sono un po' troppo su, cioè come effetto ottico da lontano it's good, ma per il mio gusto personale forse leggermente più sotto sarebbero state. O una linea d'eyeliner tra le ciglia, solo che a questo punto è impossibile metterla. No, mi piacciono proprio sull'attaccatura delle ciglia un pochino di più, c'è troppo spazio secondo me. Certo, no, ma lo... La base. Allora, la base come struttura è fatta bene. L'unica cosa è che mi sarebbe piaciuto che fosse stato un po' più coprente. Per esempio, qui ho delle macchie, delle cose che io sinceramente avrei neutralizzato. Avrei dato forse un po' più di contouring al naso, ma lo sapete che io per questo sono proprio snatched. Il contouring mi piace, io l'avrei marcato di più. Ok. E invece sul finish... We know. È troppo luminoso. Actually potrei aggiungere un filo. È troppo luminoso e in più, lo vedi qui l'arcata? Sì, sì, sì. Quando la vedo lucida, I do not like that. Like, I really hate that. Cioè, mi dà una sensazione di cheap. Mi sa di cheap. No, no, ma io ragazzi l'ho fatto apposta in realtà, perché qua gliel'ho chiesto io di venire sul suo canale, perché volevo provare a vedere come si piaceva lei con un look del genere. Mi piace il fatto che Loretta stia spingendo su questa cosa di provare a farsi truccare da qualcuno, perché per me è un'opportunità, ma più che un'opportunità mi fa piacere che lei stia sperimentando. Però tu avresti fatto molto di più, lo so. Sì, no, io non fisserò questa a parte. A me, allora, I am not gonna do that. A me proprio, cioè non lo so perché, sarà che io ho la pelle grassa quindi me la vedo sempre lucida. Per certo. Me le parole chiavi per il make-up, long lasting, oil free. Allora, per la mia tipologia di pelle io noto che i fondotinta che durano di più sono quelli opachi, certo, oppure semi matte. Queste capisco. Sono le uniche due texture che funzionano anche senza primer. Se metto un fondotinta idratante, allora mi devo murare prima, devo mettere esatto, primer, esatto, cipria, eccetera. Poi metto quello idratante, mi opacizzo immediatamente su tutti gli angoli più bastardi della vita. Piano piano, tipo con un'ora e mezza, mi viene quell'effetto dewy glowy naturale, esatto, ma sulla mia tipologia certo di pelle. Mm-hmm. Quindi questo è un trucco fighissimo, bellissimo, veramente. Cioè, io mi riconosco anche in viso, perché spesso tu ti truccano e ti vedi la faccia completamente diversa. Cioè, io mi vedo, io sono Loretta, mi vedo allo specchio e mi riconosco, che è una cosa super importante. Quindi ti vedi buona. Sì, no, no, mi piace tantissimo. This look is amazing. The look is fierce, it's glamorous, it's editorial. Da video musicale. Very that. È un po' il mondo in cui mi piacerebbe lavorare. Quindi sì, sì. Io questo, quando, se dovessi avere una canzone sotto super empowering, se dovesse esserci una scena tipo con il vento. Ah!
con il vento, period. Cioè, sì, è questo sì, look, sì. Magari più murata, però questo sarebbe un look stra concettuale. E ti posso dire, mi piace tantissimo come fa tutta questa parte. Io ho imparato delle cose da te oggi, eh. Questa cosa qui, vero? Questa, ma anche proprio come hai messo il bronzer, come l'hai messo, e anche il blush. The way you put the blush, I really like it. Il saluto della Grace oggi va a Mary.odianose. Ciao Mary, ti mandiamo un bacio enorme, grazie mille per far parte della Instagrace Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, anzi seguirci sulla pagina Instagram, attivare le nostre notifiche e fatevi sentire. Da truccatore vi chiedo sinceramente di dirmi cosa ne pensate, perché sono curioso di leggere i commenti, di sapere se vi piace o no, consigli o non consigli, se pensate che stia bene o male, perché io sono aperto molto alle critiche e non sono qua per dire no è perfetto, anzi. Bene ragazzi, io spero che voi abbiate apprezzato questo video. Grazie mille Andrea, grazie a te per avermi truccata e per essere stato di nuovo ospite sul mio canale. Mm-hmm. Vi ripeto, ci sono tutti i link di riferimento dei suoi social. E niente, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.